Questa è una ricetta semplice e poverella, con pochi ingredienti, ma gustosa. Io utilizzo la cipolla rossa che sto andando a privare della pellicina. Bisogna usare solo un pezzo di cipolla, ne ho usata solo 37 grammi per 3 uova. La cipolla va tagliata finemente con un taglio da soffritto, perché essa va messa in padella con la pancetta dolce. Questi sono 80 grammi già tagliati. Per cominciare a soffriggere ci metto un filo di olio di oliva, poi bisogna mescolare e soffriggere il tutto per un quarto d'ora a fiamma bassa. Devi mescolare di continuo mentre soffriggi. Quando ti accorgi di aver finito, metti le 3 uova in padella, e dato che queste sono uova strapazzate, devi strapazzarle in padella assieme alla pancetta e la cipolla. Continua a mescolare e cuocere fino a che hai raggiunto la consistenza di cottura delle uova desiderata. C'è chi le vuole più cotte, chi meno cotte, quindi al dente. Io le ho cotte per circa 3 o 4 minuti. Non ho messo sale e pepe perché la pancetta è già saporita di suo. Buon appetito, sono perfette con un po' di pane.